Gli ho chiesto di dirlo a quelle madri, di essere sincero con loro, perché è importante che lo sappiano, sia loro che i bambini. E lui non lo fa. Non gli importa. Jonathan non voleva condividere quell'informazione, perché le famiglie parlano tra di loro e avrebbero scoperto chi era e che cosa faceva. Ci ha tenuti separati. Separati. Ha fatto in modo di non far trapelare nulla. Abbiamo capito che continuava a donare, perché abbiamo visto che continuava a pubblicizzarsi nei gruppi di donatori di sperma.